Ternana Perugia il giorno dopo. Fatti e misfatti, gioie e dolori di una giornata intensissima, da ricordare per certi versi, ma anche da gettare per altri nel dimenticatoio. Immagini liete ed amare dal campo di gioco. Cominciamo con la gioia di Paolo Doto al 17° del primo tempo per il gol che decide il match. Ancora la rabbia di Fermanelli per la misteriosa espulsione subita a pochi istanti dal termine. E inoltre il tripudio dei tifosi ternani sugli spalti e ancora, per finire purtroppo, le tristi immagini degli incidenti del dopopartita. E cominciamo proprio da qui. Il bilancio della prevedibile e deprecabile guerra fra teppisti ternani e perugini è pesante. 8 persone contuse, 2 poliziotti, 2 carabinieri, 2 tifosi ternani e 2 perugini. 11 persone fermate, tutte inibite a seguire partite di calcio fino al prossimo 31 dicembre. Tra queste, 5 denunciate all'autorità giudiziaria. Un ultra perugino è stato trovato allo stadio con un coltello lungo come una sciabola. 4 ternani, e anche qui c'è un minorenne, debbono invece rispondere alla giustizia di violenza e danneggiamenti. Vanno messi poi in conto nel bilancio delle violenze del derby ripetute sassaiole fra tifosi e verso le forze dell'ordine, cariche della polizia con uso di candelotti lacrimogeni, auto danneggiate, vetrine infrante e addirittura una vettura del treno che ha riportato i tifosi perugini a casa messa fuori uso dal vandalismo dei focosi passeggeri. Una giornata da dimenticare, insomma, specie se ci si mettono vicino anche le intemperanze mattutine dei tifosi biancorossi alla stazione Fontivegge di Perugia, causate dall'annullamento di alcuni treni diretti a Terni per lo sciopero dei capostazione. Restano dunque solo le immagini della bella partita di ieri, una partita che è stata anche corretta, quella fra Ternana e Perugia, e poi dello splendido tifo del Libero Liberati, che ha conosciuto il suo record assoluto d'incasso in occasione della partita di ieri. 18.000 persone allo stadio. Una curiosità in proposito: in occasione della giornata calcistica di ieri, il Liberati è stato il secondo stadio italiano per biglietti venduti dopo il Sant'Elia di Cagliari, strapieno per il big match di Serie B contro il Torino. Peccato che la violenza stupida e gratuita abbia rovinato gran parte della festa.